Dopo essere scomparso dalle scene per un lungo periodo, Medieval è tornato a mostrarsi finalmente al pubblico nel corso dell'ultima puntata dello State of Play, l'appuntamento mediatico dedicato alla console Sony. Prima di continuare, come sempre, vi invitiamo a iscrivervi al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per unirvi a noi di EveryEye.it. Annunciato durante la PlayStation Experience del 2017 da Sean Layden in persona, il remake dell'avventura di Sir Daniel Fortescue ha fatto la sua comparsa durante l'Halloween dello scorso anno, con un primo filmato di gameplay che ha presentato al mondo il nuovo aspetto del cavaliere scheletrico. In quell'occasione abbiamo osservato principalmente le aree iniziali del gioco, ossia quelle ambientate nel cimitero in cui si trova la cripta del condottiero non morto, il luogo dal quale prendeva il via la produzione originale. Sin dalle prime battute, questo remake ci è sembrato una fedele trasposizione del gioco pubblicato nel 1998 e allo stato attuale i principali dubbi sono legati all'ammodernamento di un gameplay che probabilmente rischia di accusare il peso degli anni. Dubbi e preoccupazioni che non sono stati risolti neanche dall'ultimo State of Play, che si è limitato a darci un assaggio di alcune aree avanzate, come la gola delle zucche o il villaggio addormentato, a cui si affianca una rapida carrellata di altre ambientazioni. Nel filmato è possibile anche notare parte dell'armamentario del protagonista, come il martello ricevuto in dono da Strainer il fabbro ferraio, il Lascia di Blood Monat. In apertura del trailer è stato mostrato anche un rapido accenno alle premesse narrative di Medieval. Nello specifico si è intravista la battaglia di Gallomware, il conflitto in cui il povero Sir Daniel ha perso la vita contro lo stregone Zarok, per poi risuscitare col compito di sventare una volta per tutte i piani del malvagio mago. In chiusura è stata annunciata anche la data di pubblicazione del remake, simbolicamente vicina alla festività di Halloween. Il gioco arriverà infatti il 25 ottobre di quest'anno, una finestra di lancio che sarà sicuramente densa di produzioni. E voi cosa ne pensate? Attendete il ritorno di Sir Daniel? Quali sono le vostre impressioni sul gameplay? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.